Eccoci, buonasera a tutti e a tutte, care amiche e cari amici, è un piacere essere qui di nuovo, incontrarvi come ogni mercoledì per Da Casa Con, in questa nuova, relativamente nuova versione, che è quella che conosciamo da settembre scorso, dedicata ai punti di svolta nella vita professionale, ma anche personale, se vogliono, dei nostri ospiti, e quindi quei momenti significativi, quei momenti di trasformazione, quei momenti trasformativi, appunto, quelli che implicano, anche la massima per la vita fino a questo punto, fino a questo momento, per la vita degli ospiti, il momento di massima espressione di sé, quelli che ci obbligano a scegliere una strada da prendere, quelli in cui ci troviamo davanti a un bivio, le sliding doors, anche perché no. Ecco, tutto questo, quello che vedremo con l'ospite di questa sera, mi fa piacere averla qui, la saluto e la ringrazio, ed è Alessia Olivetti. Buonasera a Buonasera, ciao tutti, Alessia, benvenuta. buonasera Laura, grazie, grazie per avermi invitato, grazie di cuore. Grazie a te per esserci, è un piacere. Alessia Olivetti è attrice di cinema, di televisione, di teatro. Abbiamo avuto modo di apprezzarla in diversi film e diversi spettacoli famosi, noti, ma ce ne parlerà lei. Io per adesso quello che tengo ancora a dirvi è un ringraziamento, è manifestare un ringraziamento sempre per seguire. Sempre per seguire e naturalmente se potrete per condividere, per interagire, risponderemo a voce o per iscritto come sempre e poi per seguirci e per far seguire anche nei giorni successivi a questo incontro, naturalmente l'intervista, la conversazione, anzi meglio, sarà sempre disponibile su Facebook, così come sarà trasmessa anche su YouTube e sarà ascoltabile sul podcast. Come podcast su Spotify. Inoltre, non è finita qui, su Radio Moncalieri, che veramente sta avendo un successo grandissimo perché ha quasi 100.000 ascolti al mese, e quindi verrà trasmessa in replica il giovedì, il venerdì e il sabato mattina. Intanto vi ricordo anche, se vi fa piacere, il libro che raccoglie le conversazioni del lockdown, avvenute durante il lockdown 2 anni fa, lo trovate in libreria, lo trovate se lo deciderete di acquistare online, ma man mano anche nelle biblioteche. Adesso la distribuzione sta avvenendo proprio in questo periodo. Bene, grazie sempre per l'attenzione e Alessia, allora ti chiedo, la domanda fatidica, quella che faccio sempre, quali sono stati i punti di svolta fino adesso, naturalmente, della tua vita? Guarda, allora, E come prima intanto cosa se ti mi presenti anche meglio di quello che ho fatto io, perché hai presentato benissimo, anzi, grazie di cuore. No, come prima cosa ci tenevo tantissimo in realtà a ringraziarti per avermi invitato, perché sei una donna e un artista, una professionista che stimo in maniera particolare. Quindi per me essere qui con te questa sera è davvero un grande onore, anzi, quindi davvero grazie, grazie, grazie di grazie a te, cuore. veramente, E no, direi grazie. che mi hai presentato nel migliore dei modi, quindi non aggiungerei altro. Allora, quali sono i punti di svolta della mia vita? In realtà io nasco come danzatrice, quindi io ho fatto tantissimi anni di danza quando ero ragazzina e a 14 anni la mia insegnante di italiano mi ha portato al Carignano a vedere l'Edipo Re. Io ero una danzatrice, sono stata al Carignano e lì c'è stato il mio primo punto di svolta. Ho detto, l'ho visto, Una folgorazione, sì, e ho detto, io voglio fare quello nella mia vita. E quindi ho lavorato da lì in poi per arrivare a farne una professione. È nata questa passione immensa verso il teatro, verso l'arte della recitazione. E il secondo punto di svolta è venuto a 22 anni, quando ho deciso di andare a Roma a frequentare l'Accademia di Recitazione, La Scaletta, diretta dal grandissimo maestro Lio Taiuti, maestro di Margherita Burri, di tantissimi attori meravigliosi italiani. E da là è iniziato
il mio percorso. In realtà io ho capito quasi subito di non essere semplicemente un'attrice scritturata. Non volevo aspettare la chiamata e in realtà sì, finita l'accademia, se vogliamo dire, c'è il terzo punto di svolta dove ho detto, ok, io vorrei creare qualcosa di mio. E quindi vorrei in realtà, oltre a essere chiamata, tra virgolette, Sì. vorrei chiamare e Sì, quindi far quindi lavorare. anche ideare, Sì, progettare è esatto. bellissimo, sì. Sì, esatto. E quindi questo in realtà io penso anche soprattutto grazie a una mia insegnante, che è stata la mia insegnante di danza, che mi ha davvero, ha davvero lasciato il segno nella mia vita. Mi ha insegnato cosa significa stare in gruppo e quindi cosa significa stare su un palco, cosa significa creare per stare insieme, perché ci dimentichiamo sempre che l'arte in realtà non è fatta per essere fruita semplicemente singolarmente dall'individuo. Io Sì. credo che sia un mezzo di comunicazione potente e un mezzo di condivisione estremamente potente che ci permette di stare in gruppo. E questo, vabbè, insomma, è una piccola. Vero, no, no, Sì. concordo e tra l'altro credo anche che di questo ci siamo resi conto bene, adesso non voglio tornare troppo indietro nel tempo, però sicuramente la pandemia ci ha aiutato a renderci conto di questo perché lo spettacolo dal vivo in generale, ma anche abbiamo potuto continuare a godere del cinema anche chiuse nelle nostre case, ad esempio, anche di forme di teatro mediate naturalmente da altri strumenti. Però credo a tanti, perlomeno insomma, chi frequentava lo spettacolo dal vivo in generale, il teatro in particolare, la mancanza si è sentita e poi Esatto. ritornare, è stato veramente ritornare, si è sentito davvero quel senso di comunità che tu dici che forse senza questo, no, questo esserci negato, Negato non l'avremmo forse non avremmo apprezzato colto fino in fondo. questo. Sì, Sì, proprio sono anche come d'accordo. assemblea civica, no? Anche Esatto. di discussione, di confronto, di momento in cui ci si scambia opinioni, perché c'è sempre poi un momento alla fine, nell'intervallo, eccetera, in cui capita, no, di dire, anche solo con la persona con cui magari si è andati. Cosa ne E quindi, pensi? Sì, esatto. È un sì, mezzo sì, sì. di condivisione, è il Il mezzo mezzo di di condivisione. condivisione è straordinario, Sì. importantissimo. E purtroppo, mentre il teatro si è ripreso molto, si è ripreso, credo quasi pienamente. Non è stato così Il per le cinema. sale cinematografiche, in Esatto, effetti. esatto. Però io sono fiduciosa, secondo me ritorneremo Sì? anche in sala. Sì. Penso che Bene, passerà questo momento, ritorneremo ad aver voglia di andare in sala, a uscire, perché comunque la sala cinematografica è diversa da uno schermo dove, per carità, le piattaforme sono sì. fondamentali, poi nel mio mestiere sono estremamente, adesso sono importantissime, Sì. quindi non bisogna neanche demonizzarle e negarle, però No, la no, no, sala no, cinematografica, assolutamente. quando entri lì, in un mondo a sé, cioè tu Sì, è sei completamente vero. dentro questa cosa, mentre comunque la piattaforma sei a casa, sei lì, invece tu Sì, sei uscito, entri in un distratto, mondo ti magico. alzi, vai a Sì, bere, sì. esatto. Quello è magico, no, 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 è vero. È un po', sentendoti parlare mi viene in mente, vabbè, un film molto noto, molto amato da tutti, che è Nuovo Cinema Paradiso, che è proprio Esatto. l'elogio della sala cinematografica, non solo del cinema, Poi ma anche proprio, sì. noi a Torino siamo davvero fortunati perché comunque abbiamo tutta una serie di cinema piccoli, tra virgolette, no? Di sé che funzionano, che ci permettono di vedere magari dei film che normalmente in sala non riusciremmo a vedere. Secondo me Sì. Torino è una città davvero, è un fiore all'occhiello in Italia sotto questo punto di vista. E quindi io sono estremamente orgogliosa e penso siamo estremamente fortunati insomma, io vivo a Torino, insomma, di vivere a Torino, ma soprattutto di vivere in Sì. una regione come il Piemonte. E Bene, dove bene, comunque mi fa sì, piacere la questo che cultura è dici. estremamente apprezzata e si fa di tutto affinché la cultura non muoia.
E quindi Sì, questa cosa sono qua, sì. d'accordo. Senti, tu anche, come parlavamo di teatro, tu produci molto anche per il teatro. Esatto. E c'è uno spettacolo in particolare. Arriviamo all'altro punto di svolta. Arriviamo. L'altro punto di svolta è stato l'incontro con Andrea Murchio, regista, attore, musicista, scrittore, che poi è diventato mio marito, e con il quale abbiamo poi appunto fondato questa associazione. Un'associazione culturale, e io, diciamo, nei primi anni di questa associazione ero alla Libreria Luxembourg di Torino, e io adoro le biografie, amo leggere biografie, sì, amo leggere biografie di scrittori, amo leggere biografie di donne, e mi sono imbattuta per caso nella biografia di Renée Mirovsky. Questo era il Sì. 2009-10. L'ho letta tutta, non avevo letto neanche un suo libro, l'ho letto tutto ad un fiato e mi sono innamorata perdutamente di questa donna. E ho iniziato a leggere i suoi testi. Andiamo a Parigi a fare un viaggio e la prima immagine che ho andando in metro è un manifesto di una mostra sulla vita di René Mirovsky al Memorial della Shoah. Mi sono Questo girata verso Andrea e ho detto: Ok, è giunto il momento, puoi scrivermi un testo su Irene. E da là è nato questo testo teatrale, un monologo sulla vita appunto della Nemirovsky, che ha avuto la fortuna e il privilegio di poter insomma girare tanto. L'ho messo dal 2011, quindi sono 11 anni. Che insomma lo portiamo in giro per un monologo, un teatro di narrazione indipendente, insomma ha avuto una sua fortuna. Sì. E è stato in Francia, è stato in Germania, in Francia è stato al Festival Avignone, a Parigi tantissime volte, è stato in giro per l'Italia, è stato al Franco Parenti, è stato a Milano con l'Associazione Figlie della Shoah, in collaborazione col Conservatorio di Milano, quindi con la musica dal vivo, e abbiamo avuto la fortuna, quindi di questo ti ringrazio tantissimo, di essere in scena a Moncalieri a febbraio di quest'anno, ed è stato davvero bello. Insomma, spero di poter tornare presto in scena Grazie a te. Sì. da voi, perché siete un Spero comune meraviglioso. anche io, Quindi, sì, grazie è mille. una No, tra l'altro donna, è anche stata in una un scrittrice. periodo no, non semplice, mi ricordo. Esatto, sì. E da là, quindi, abbiamo iniziato a produrre spettacoli. A seguire, insomma, abbiamo fatto uno spettacolo sulla vita di Fitzgerald, l'ultimo valzer, abbiamo prodotto uno spettacolo, si chiama Sax Crime, Assassino al Jazz Club, un giallo con musica jazz dal vivo, Sono solo canzonette, un altro spettacolo che parla della storia dell'Italia attraverso la musica, una storia d'amore, non per ultimo uno spettacolo on air con musica rock dal vivo. È anni che in realtà lavoriamo con un gruppo musicale, insomma, che ringrazio, sono Alfredo Ponissi, Claudio Nicola, Francesco Brancato, e con loro portiamo in scena spettacoli appunto con musica dal vivo e combinazione tra teatro e musica. E per ultimo, Bellissimo. appunto, On Air con musica rock e parla della storia dell'America tra gli anni metà anni 60 metà anni 70. E quindi insomma è nata questa da Irene. Sono da 11 anni, produciamo e portiamo in giro per l'Italia i nostri spettacoli, in questo momento con l'associazione Musicampus, che ringrazio tantissimo. E quindi, insomma, quello è stato un altro punto di Svolta, sì. svolta. Ma tu, scusa se ti interrompo, ma tu danzi ancora? Io ho smesso da ragazza, però sì, qualcosina ancora faccio qua a ballo il tip tap. Quindi sì. Bello, Sì. In bellissimo. Ma realtà è rimasta la mia negli prima spettacoli? passione. Di danza no, 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 no. Ho No, negli nell'ultimo. spettacoli porti, no, non, in scena non capita, E no, allora niente. nell'ultimo valzer ho fatto qualcosina, nello spettacolo sui Fitzgerald ho fatto qualcosina, sì, poi, però no, è più che altro rimasta la mia prima e più grande passione, Sì, che è insomma nella danza, sì. Però è rimasta bellissimo. la passione, poi ogni tanto qualcosina magari ne approfittiamo in qualche spettacolo, mettere qualche passetto, qualcosa, Sì, però sì. no, 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 no. Non è al Oramai centro, no. non è il culto. Sì. No, no, no. E tra l'altro ho avuto. Però Sì. ti ha formata anche appunto nel metodo. Sì, esatto. Perché la danza ti dà disciplina, comunque. La danza ti insegna la disciplina, ti insegna il sacrificio, ti insegna la capacità di stare in gruppo e veramente ti insegna a stare sul palco la danza, ancora di più del teatro.
Perché cioè, ti fa capire che a parte che qualsiasi cosa succede, tu devi andare avanti. Può crollare il mondo, ma tu sei sul palco, tu vai avanti. E poi ti insegna, io ripeto, proprio a stare in gruppo, cioè che da te dipendono anche i tuoi colleghi. E questa cosa qua me la sono portata dietro. Poi sarà stato anche l'incontro fortunato con questa mia insegnante che ho avuto da quando avevo 7 anni e mi 19, quindi alla quale poi arriverò all'altro punto di svolta. Quindi in realtà i miei Quindi punti di bene, svolta allora sono anche legati alla vita privata, in ti parte, lascio sì. procedere. E, Bene. diciamo, lo spettacolo del mio cuore è lo spettacolo sulla Irene Mirovsky. Ho avuto la Eh fortuna, sì, Irene Mirovsky, scrittrice ucraina, che poi è stata deportata, ha vissuto a Parigi, grandissima scrittrice negli anni 30, inizio anni 40, che poi è stata deportata a Auschwitz e morta poi ad Auschwitz. E faccio proprio due parole su di lei, non mi voglio sì, dilungare anzi, grazie, tantissimo, sì. alla quale sono sopravvissute le figlie, Denise e Elisabeth. Io ho avuto la fortuna di incontrare Denise, questo è un... Sì. Ah, non E lei, sapevo. Irene, aveva lasciato alle figlie una valigia che conteneva il suo ultimo manoscritto, Suite francese. E le figlie l'hanno aperta dopo tantissimi anni e hanno scoperto questo. Pensavano fosse un diario segreto, fosse un diario della vita, quindi Sì, hanno avuto sì, un po' di timore, passatemi il sì. Sì, ad termine, aprirlo insomma. proprio. E poi invece hanno scoperto che era il libro incompiuto, il capolavoro incompiuto della sua Guerra e Pace, quello che voleva di Irene. L'ha dato alle stampe e nel 2004 è stata È uscito riscoperta questa questo. meravigliosa scrittrice che era caduta nell'oblio, completamente nell'oblio. È Io ho vero. avuto sì la fortuna di incontrare Denise perché quando abbiamo deciso di mettere in scena il ballo di Irene, si chiama, lo Sì. spettacolo, ho fatto Tra di l'altro, lei ha tutto. scritto proprio uno dei suoi romanzi Il belli, ballo, proprio il ballo. esatto, è Ah. stato un gioco di Sì, parole, appunto, il nostro Il ballo di Irene, poi il nostro titolo è vita, L'incredibile storia di Irene Mirovsky. E in quel momento Denise presentava Mirador, la biografia a due voci, tra virgolette, della sorella Elisabeth, che era già mancata di un brutto male qualche anno prima, e lo presentava a Pordenone. E ho fatto di tutto per poterla incontrare, quindi sono andata a Pordenone, ci siamo conosciute, le ho fatto vedere un piccolo estratto dello spettacolo, poi ci siamo scritte a seguire, lettere, mail, eccetera. Lei, volevo il suo benestare e quindi è nata questa bellissima amicizia e poi insomma, purtroppo quando le ho detto che saremmo andati in scena a Parigi, perché poi in tutta questa cosa io ho deciso di portare questo monologo in scena in francese, perché volevo farlo vedere a Denise, alla A figlia. lei. E purtroppo poi mi ha risposto Irene, la figlia di Denise, quindi la nipote della Irene Mirovsky, dicendomi che purtroppo la mamma era mancata, aveva un brutto male anche lei, non è riuscita a vederlo, ma io so che lei è lì. Infatti ogni volta per me è dedicato, io la nomino durante lo spettacolo, alla fine è dedicato a Denise, sempre. Che Quindi insomma, questo, bello. sì, io sono comunque una Sì, persona molto, poi alla fine, sensibile, sentimentale, no? Nei miei spettacoli c'è molto di quello che sono, ci tengo. E questo è uno spettacolo del cuore, che ha segnato la mia svolta a livello artistico, assolutamente sì, assolutamente sì. bellissimo, complimenti. Poi metterci anche non solo se stessi in quanto, che già straordinario, no? In quanto interprete, ma anche come ideatrice, studiosa, scrittrice, ricercatrice, regista, insomma, Sì, in questo penso caso che lo sì. spettacolo appunto è stato scritto e diretto da Andrea Da tuo Murchio. marito, Sì, assolutamente sì. sì, Sì, però però... immagino che ci sia anche un, come dire, un contributo, Sì, uno l'idea è scambio, partita e lui ha quantomeno. scritto un testo meraviglioso, davvero un testo... Non perché mio marito, ma veramente bello, che rende giustizia a questa donna, al di là, infatti, la cosa al di là della Shoah in sé. Sì, una delle cose più belle che mi è stato detto, poi passo ad altro, che mi è stato detto di questo spettacolo è stata la casa del teatro ragazzi, quando i ragazzi alla fine mi hanno detto abbiamo voglia di leggere i suoi libri. Quindi in Dai. realtà, sì, la cosa è anche Questo alla quale sì. teneva molto Denise, era che la mamma venisse ricordata come scrittrice. Al di là di Sì. tutto quello che succede, poi c'è stato anche C'è questo. stata anche Però lei è questa stata tragedia. lei è una Sì, scrittrice. E sì. quindi meravigliosa, stupenda, Tra l'altro geniale. scrive. Sì. E quindi No, no. questo è secondo me c'è del E mio in questo è quel lo senso, nel scopo. senso che Sì, c'è sì, del sì. mio come cuore, e come anche Sì. voglia di mantenere in vita
un po' la memoria, no? Sotto questo punto di vista, un Certo. po' questa promessa che ho fatto anche a Denise quando ci siamo conosciute. Quindi questo è stato. E diciamo, c'è stata una Meraviglioso. svolta a seguire ed è avvenuta 3 anni fa, perché ho deciso di avvicinarmi alla regia e ho prodotto e diretto un cortometraggio scritto sempre da Andrea che si chiama Oltre ogni cosa, quindi è stata la mia prima regia cinematografica, che parla di danza e disabilità. E questo è stato, diciamo, l'altro passaggio dedicato, spettacolo dedicato alla mia insegnante, quello che ti dicevo, sì, e a mia Ah, madre. l'hai dedicato a lei, A lei. quindi. L'ho dedicata alla mia insegnante di danza, sì. Sì. Immagino, insomma, che commozione anche per lei, E lei, straordinario. sì, siamo rimaste amiche negli anni, mi segue. E io dico sempre che poi alla fine mi ha Eh formato sì. proprio artisticamente come persona. È stata poi questi incontri quando si è bambini, si è adolescenti, quando incontri Sì, degli sì. insegnanti che non solo sono insegnanti, ma Sì. che diventano proprio parte della tua vita in una qualche Sì, maniera, no? E proprio che ti. ti plasmano nel senso buono, ecco. Esatto, sì. E quindi questo è stato un altro punto. Era Beh, anni non che vedo volevo. l'ora, io non l'ho visto, spero di vederlo allora Sì, presto. insomma, è stato un cortometraggio molto fortunato. Poi, vabbè, la disabilità è un tema a me molto caro, quindi insomma, la tematica sociale, infatti, poi arrivo all'altra Sì. cosa: la tematica sociale a me è molto, molto cara. Quindi, questo è stato il primo tassello cinematografico come regista. E da là arriviamo poi, insomma, arriviamo all'oggi. A febbraio ho fondato insieme a una collega, Lara Leggero, una ragazza di 24 anni, ho fondato una società, una casa di produzione cinematografica, Mirabilia Entertainment, fondata da due donne, per le donne, con le donne, con i giovani, per i Complimenti, giovani. complimenti. Mi E avevi quindi. accennato, ma non ci eravamo poi più E da lì ci. parlate in maniera approfondita. Sì, ho Caspita, bene. deciso, abbiamo deciso di mettere in piedi questo, in questo momento un po', come dire, Sì. di fondarla e insomma, speriamo cresca. Al momento è stato prodotto il mio secondo cortometraggio, che adesso è in post-produzione, si chiama Due. È stato prodotto dalla mia società in collaborazione, grazie all'associazione che si occupa di violenza sulle donne Mai più sole, con il Sì. contributo appunto dell'associazione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano. Abbiamo girato a marzo, è appunto un corto che parla di violenza sulle donne, ma di violenza psicologica. Non ho voluto parlare di violenza fisica, Sì, fisica. quindi spero di fartelo vedere quanto prima e spero Sì, insomma e abbia io spero un. anche che si possa, insomma, proiettare o almeno discutere anche in un'occasione pubblica, ecco. Con Benissimo, grande, io bene. sarei onorata, lo sai, qualsiasi cosa, io sono anzi super, super, super Grazie. disponibile. E quindi questo è stato l'altro tassello. A me piace trasformarmi, nel senso, come ti dicevo, in realtà ho capito subito di non essere solo un'attrice scritturata, ma di aver voglia di fare. E adesso mi sento nella fase di aver voglia di costruire non solo per me, ma di costruire anche per le generazioni che. Sì, vorrei, no, che Soprattutto. arrivasse da quanto, vorrei che arrivassero dei ragazzi, mi dice, sai, abbiamo questa idea, ci piacerebbe, vabbè, proviamo, cerchiamo. Quindi, ovviamente, questo è un sogno, da qua a qualche anno avverrà, è una società nuova, quindi insomma, inizieremo a partecipare a bandi, però questo è un po' il desiderio. Ora siamo in pre-produzione di un altro video. Anche questo scritto sempre dal mio scrittore di fiducia che è Andrea Murchio, come due, anche due, dal mio scrittore. E questo Beh, è. sei fortunata. Sì, scrive. Sì, infatti. Non. E anche questo in realtà parla di una donna che è Gina Lagorio. Mi è stato Ah, commissionato. beh, sì, grandissima. Mi è stato commissionato un video. Ok, ti ho persa, sì. Mi è stato commissionato dalla banca Non so dal se comune di sono io, Crasco. tolgo solo Ok, perché scusami, mi sa che balla un po' ci la siamo. connessione in questo momento.
Fo forse nel. Scusa, no, io non ho wifi acceso, non so come mai. Boh, vedo, va Laura, bene. forse non ti sento Mi più. vedi bene? Tu mi vedi, mi senti? Alessia? Mi vedi, mi Laura? senti bene? Io sì, ci sono. Non so se sono io. Se... Alessia, mi senti? Mi senti? Io Laura? ti sento bene. Io ti sento e ti vedo bene. Aspetta. Allora provo un attimo a chiamare. Alessia, mi senti? Mi senti adesso? Mi senti? Laura? Sì, ci sono. Scusate. Vediamo, non so cosa sia. Mi senti? Non so se sono io, se... sono io. Alessia, Sì, io ti sapete. vedo e ti sento Ah, bene. ok, io non Okay. ti Tu mi sento più. vedi? Io vederti ti vedo, però non ti sento. Ah, che strano. Non ti se non so Sì, cosa è non so. successo. Boh. Ma dici, si può in qualche modo abbandonare e riprendere? Si può fare qualcosa? No, no. Non so. Tu non mi senti? No, Già non adesso no. sentirmi. No, se vuoi posso Allora, provare a sentirti mettendo in viva voce il telefono. no, però c'è un po' di rimbombo. C'è prima che ci sia un po' di rimbombo. Mannaggia, non so cosa è Oppure successo. Proviamo, proviamo. vediamo un attimo, ti provo a mettere in viva voce. Mi Prova. No, senti? Mi senti? neanche me, così non ti sento. Mi No, no. senti? Adesso Adesso mi sì. senti? Sì. Però C'è rimbombo. il Aspetta, rimbombo. allora voglio... Aspetta, così. Tolgo, stacco il telefono? No. No. Mannaggia. Allora proviamo a disconnetterci e riconnetterci. Oppure prova, aspetta, prova a fare refresh. Ecco, provo. Ecco, Alessia, mi senti? Mi senti Adesso adesso? sì. Ah, bene. Ho fatto refresh, non so cosa sia Non so successo. cosa è successo, sì. Va bene, l'importante è che adesso ci sentiamo. Bene. Ok, Ci se vuoi riparto sentiamo. dalla Lagorio. Sì, era lì Ok. che ti ho persa. Sì. Ok. Sì. Allora, sì, dicevamo io, appunto, il prossimo progetto della società, siamo in pre-produzione, gireremo a fine luglio. È sempre un progetto con la mia regia, è scritto da Andrea Murchi, è un progetto di un video doc, cortometraggio, insomma, è un video commissionato dal comune di Cherasco e dalla banca di Cherasco, sulla vita di Gina Lagorio. Per i 100 anni della sua nascita. Anche lei, quindi Bene. torniamo, Sì. biografia, scrittrice, donna, verrà presentata a fine settembre, quindi assolutamente ti inviterò con grandissimo Grazie, con piacere. molto piacere. Sì, Bene. Quindi e state già chiudendo, siamo in o no? pre-produzione, gireremo a fine luglio e lo sarà tutto in estate, post prodotto in estate e quindi insomma, pian piano si. Bene, e dove lo girate? Cherasco. A Ah, Cherasco, siete perché lì a sì, Claro, la benissimo. Lagorio è Sì, di. mi Sì, ricordo. Sì, sì. donna anche lei, favolosa, una donna di una Sì. forza e di una sensibilità, una Che è stata un scrittrice po' strepitosa. dimenticata negli ultimi anni, Esatto, forse, vero? sì. E quindi è importante anche questo, anche da questo punto di vista, certo, una celebrazione, ma anche un aiuto per rispolverare la memoria. Esatto, infatti secondo me loro hanno avuto un'ottima idea appunto nel pensare di produrre un video su di lei. Sì. Poi io con Anche perché Cherasco poi il ormai video resta. collaboro. Eh? Il Come? video resta, il Sì, video resta. esatto. È una Esatto, io poi con risposta. Cherasco collaboro dal primo lavoro, da oltre ogni cosa, perché è stato realizzato grazie al contributo della banca di Cherasco, è stato girato in parte appunto a Cherasco, in parte nelle mie valli, invece a Cirié e Alanzo, appunto grazie anche al contributo del comune di Cirié. E quindi
pian piano sono progetti, diciamo che questo è l'ultimo punto di svolta a livello professionale e devo dire che la regia cinematografica l'amo particolarmente, sì. Bellissimo, Non, mi complimenti. piace davvero molto cimentarmi, e mi piace molto anche cimentarmi in produzione. Quindi anche lì l'idea di produrre, di fare, di costruire, di non rimanere fermi, Sì, che è un sì, po' sì, quello sì, che ho sì. anche fatto durante il lockdown. Infatti, nel lockdown è nato il mio primo corto, è nata l'idea della società, abbiamo prodotto spettacoli. L'importante, io penso che sia, è un po' quello che dico alla mia figlioccia, sono qua a casa sua oggi. Io non ho figli, ma appunto ho questa figlioccia che amo particolarmente, Viola, e che è la mia coprotagonista nel mio corto sulla violenza sulle donne, sì. Quindi L'altro attore, hai sì, trasmesso a bravissima tua attrice, volta. è una bravissima attrice, sì. E tra l'altro, l'altro attore che con me è Eugenio Gradabosco, un collega, un amico che stimo tantissimo, Roberta Belforte, altra Bellissimo. collega Ti insomma, che io stimo salutiamo, bene, particolarmente. E dico, l'importante è provare a fare, cioè tu non ti sì, fermare, vai, fai, magari sbagli, però fai, e sono soprattutto d'accordo. sogna, ma Sì. sogna concretizzando, cioè non lasciarli i sogni, tu provaci e poi. Cerca di realizzare. Lo leggevo stamattina, lottare per fare, come dire, adeguare i mezzi ai sogni, no? E Esatto. quindi cioè, ognuno ha i propri mezzi, no? Che possono crescere, che possono Esatto. cambiare, no? Nella vita, però proprio perché uno lavora sui propri mezzi, sugli strumenti che ha e poi i sogni che lo spingono, riesce poi, ci vuole anche un pizzico di fortuna, oltre che di talento Certo. naturalmente, però riesce o prova già solo a provare, no? A A fare. intraprendere quella strada è un arricchimento enorme. Ma poi qualsiasi sogno, io torno alla mia insegnante di danza, non vorrei, ma veramente, magari può sembrare una frase banale da dire, no? Però lei da quando ero bambina dice sempre, tu fai, non esiste il non ci riesco, fai. Dai, E sembra una frase banale da dire, molto bellissimo. semplice, ma non lo è. E invece lei mi ha sempre detto, non esiste il non ci riesco, vai. E questo è quello che mi ha lasciato Vabbè, allora immagino che sia così, una presenza sempre così forte per te, Sì, anche perché tu assolutamente. sei proprio piena, oltre che di capacità e di talenti, anche di entusiasmo, di Io sì, passione, e questo fa la differenza. io sono E molto si sente, lo propositiva. trasmetti, sì. Mi fa molto piacere questo, quindi insomma, questa è una delle cose che vorrei trasmettere, quindi insomma, mi fa piacere che in qualche maniera arrivi, assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì, è molto intenso, anzi, grazie. Senti, ma e invece il cinema ti abbiamo visto, lo cito perché è uscito il terzo sul più bello, il terzo della serie sul più bello, no? Anche lì appunto un film che ha avuto molto successo, in cui tu hai avuto una parte, eccetera. Quindi, insomma, anche col mondo proprio del cinema mainstream, diciamo, anche se forse quello non è definibile mainstream, Ma in forse realtà sì. sì, io ho poi tutta questa parte appunto di cinema e televisione Sì. che mi ha insegnato tanto anche quello, nel senso mi ha insegnato proprio la dinamica, che c'è nel cinema, nella televisione c'è una gerarchia e la gerarchia va rispettata e a capo della gerarchia c'è il regista e se in qualche maniera questa gerarchia non funziona, allora crolla tutto. L'esperienza di set è un'esperienza di vita, io credo. E, in realtà ho fatto tanta televisione, adesso non per ultimo ho fatto Cuori, diretto da Riccardo Donna, Ah sì, beh, la serie sì. sì, no, ho avuto la fortuna di lavorare, Beh. anche piccole cose, non, però sì, in TV è questo, Sì, hai così bello. sperimentato anche, anche questo, come dicevi, sicuramente sperimentare, fare tante esperienze e trarne naturalmente poi degli insegnamenti Sì. e poterli poi applicare come fai tu, no? Poi proprio anche in quelle che sono le tue opere, no? Sì, Diventa quello. una ricchezza.
Sì, poi in realtà lavoro come actor coach. Adesso, la scorsa estate ho lavorato con una bambina per una sitcom per bimbi Rai, insomma, poi questo non dico ancora nulla. E anche questo è stato bellissimo. Sono stata quasi 3 mesi con questa bimba, Erika, bimba splendida, è davvero 6 anni di una forza, di un'energia. I bambini sono. Come, non riesco davvero a spiegarti perché in qualche maniera un po' mi emoziona, però mi ha insegnato tantissimo lei. Era la sua prima esperienza. In realtà io ero la sua coach, ma se devo dirti alla fin fine di tutto, credo che sia lei ad avermi ridato quell'energia, quella spensieratezza della prima volta, quella gioia di stare sul set sempre e comunque, che a volte comunque la stanchezza c'è, non è che gli Sì, altri, cioè, sì, a sì. volte, ed è stato, sì, questo è anche in quel senso, lavorando come coach, come actor coach sui set, spesso con i bambini, anche questo lato, devo dirti che Bello. è una cosa che mi piace molto, quindi appena riesco e posso lo faccio con grande, grande piacere, assolutamente sì. E quindi tante sfaccettature che poi appunto concorrono Esatto. a costituire questa forza, no? Che poi che tu hai e questa personalità ricca, articolata, forte. Bene, Sì, complimenti. guarda, Bravissima. davvero. Grazie Laura, veramente non so cosa dire. Grazie a te. Bene, Beh, tu Alessia, sei un io ottimo esempio, posso dirlo, davvero. Tu sei un ottimo esempio. grazie. Cioè, sì, il tuo Grazie. sorriso, la tua forza, la tua gentilezza, davvero tu sei un ottimo esempio come donna. Ma grazie Quindi. di cuore, grazie infinite per questo. E mi fa piacere, non posso dire di no. Poi non è un momento Beh. proprio semplicissimo, quindi ti ringrazio ancora di più. Grazie. Senti, no, io ti lascio ancora la parola se c'è qualcosa che vuoi aggiungere su di te o di saluto, come Ma... preferisci, anche tutto, anche entrambi, ovviamente, e Guarda, poi io saluto. in realtà appunto la cosa che mi auguro ora è di poter continuare a fare il mio mestiere come lo faccio, tutto qua, nel senso di non perdere mai il pensiero che sia la prima volta, il modo di, cioè, come se fosse sempre la prima volta. Quindi questo, io mi auguro di non perdere questo entusiasmo, anche perché appunto... Avendo fondato da poco questa casa di produzione, quindi quello che mi auguro è di poter far lavorare i giovani e E di questa poter. è anche una cosa che apprezzo tantissimo e mi fa piacere, non sapevo che tu lo facessi e mi fa piacere. E questo sguardo, no? Questo sguardo in avanti. Tu sei giovane, ma che tu riesca già a guardare appunto a quelli ancora più giovani e pensare di sostenerli, di accompagnarli è Guarda, straordinario. nel mio set 2, appunto, questo cortometraggio che parla di violenza sulle donne, io la maggior parte della troupe era al femminile, anche in posizioni dove normalmente, ruoli che normalmente sono occupati da uomini. E molti dei ragazzi della mia troupe erano sotto i 30 anni. L'assistente di produzione, l'assistente regia avevano 20 anni, cioè hanno 20 anni. Il mio direttore di fotografia è 26, il mio aiuto regia, quindi in realtà è stato anche in qualche maniera voler anche dare a loro una possibilità di fare concretamente quello che loro desiderano fare, no? Quindi poi ci sono progetti in cui uno può, progetti in cui uno non può, Sì, quindi questo sì, certo. certo, però questo è un po' quello che auguro, di poter aprire la porta di Meraviglia e ascoltare e dire va bene, possiamo provare a farlo, vediamo. Quindi questo è un po' Bellissimo, quello, sì. sì. E se in qualche maniera qui nei saluti io posso ringraziare il mio compagno di vita, che appunto è Andrea, quindi Che saluto ringrazio lui anch'io.
Io sono comunque pericolosa. una donna vulcanica, una donna indipendente che mia nonna diceva capatosta, cioè nel senso Devi che. starti dietro, non No, sempre quindi sei. insomma non è proprio semplice. E poi ringrazio, vabbè, cioè nel senso, nei vari ringraziamenti c'è la mia famiglia perché è sempre presente con te. E ci sono alcuni dei miei amici che sono in questo caso appunto genitori della mia figlia, cioè che mi hanno prestato la mia figlia, cioè nel mio corto, con una generosità e una dedizione. Lei è stata ore sul set con una curiosità, è bello vedere questo nei bambini. Sì, È è bello, bellissimo, è bello. Quindi bellissimo. questo, boh, ecco niente, sembra a un premio. No, no, Ringrazio la il mia famiglia. entusiasmo, la passione sono trascinanti, trovo, è vero, è vero. E ti ricaricano, ricaricano già solo a guardarli, ecco, almeno questo è quello che capita a me. Quindi Un augurio che mi faccio è di fare qualcosa nuovamente insieme. Quindi, insomma, sì, questo anche, assolutamente. lo spero veramente prestissimo, Sì, ne guarda. abbiamo un festival così tra le mani. Appunto, sì, Di questo magari ne immaginato parleremo. che appunto potrebbe essere sul piatto insieme a queste A questo. cose di cui tu ti stai occupando egregiamente, appunto questo pezzo in più. Bene, Alessia, io ti ringrazio, veramente è stato un grandissimo piacere, spero di vederti presto di persona. Saluto gli amici, le amiche che ci hanno seguito da casa, naturalmente, e anche quelli che ci seguiranno, perché non sono tutti qui, e chiedo sempre cortesemente di condividere, naturalmente di commentare, di fare domande, risponderemo per iscritto. E ci vediamo mercoledì prossimo, in qualche modo parleremo ancora del mondo del cinema, ecco, forse non del teatro, ma del cinema sì, perché il prossimo ospite sarà Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino, è stato presidente, lo conosciamo tutti, presidente della Regione Piemonte, deputato, insomma, una grande carriera da politico e oggi appunto questo ruolo, quindi forse parleremo anche di cinema, ancora bene. Alessia, grazie Grazie. e Grazie buona serata e a presto. mille a tutti quelli Ciao. che ci hanno ascoltato. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.